veramente, oh mio Dio, cosa stai piangendo? E poi l'ultima, ah no, perché ci siamo lasciati? Ciao ragazze, ciao ragazzi, ve l'ho portato alla fine, tanto me l'avete richiesto, ed eccolo qua, Neil! Yeah! Ospite speciale, come, allora, per chi non lo sapesse, lui è il mio ex fidanzato, e siamo stati assieme fino al 2015, ma noi siamo... lontano 1900... No, insomma, siamo vecchi, ma non così tanto. Mi avete richiesto in tantissimi, sì, siamo stati assieme fino al 2015, con lui ho aperto il canale ed era presente in un sacco di video. Scusate sempre la distanza di un metro per ovvi motivi, ragazzi, per questo sembra strano, ma così deve essere. E quando vi ho menzionato qualche video fa che ci eravamo sentiti, ho ricevuto un sacco di richieste. Oddio, Neil, fai un video con Neil, come sta? Vogliamo rivederlo. Non so se riuscite a vederlo sotto i capelli e la barba, però c'è. Questo, scusate per questo outfit, diciamo, da coronavirus, perché ovviamente anche io in quarantena di... circa 2-3 mesi a casa, senza muovere, senza fare niente, potete vedere le conseguenze. Il bello è che Neil è venuto a Trieste, perché possiamo dirlo dove abiti, se vuoi dirlo, non lo so. Sì, Trieste, circa, no. Trieste, no, cioè, Trieste? Perché lui abita a Bologna adesso, Neil, però è tornato a Trieste pensando di stare qua qualche giorno ed è rimasto bloccato in quarantena qua da mesi. Mannaggia te, coronavirus. In tutti questi 5 anni che ovviamente tu sul mio canale non ci sei stato, io ho sempre ricevuto costantemente domande su di te che chiedevano come stai, e quando ti ho menzionato ci sono state talmente tante domande, ma proprio di ragazze che ti sono affezionate, che mi scrivono i McNeil, mi ricordo i panini. Infatti io quando sono venuto qui, a dire la verità, speravo di fare un mukbang. E all'epoca non esistevano ancora. Speravo di farlo oggi, invece... Neil ha inventato i mukbang, tu hai inventato i mukbang. Facciamo questo video ex, che ne so io. Vabbè, iniziamo con l'ex boyfriend tag, poi magari un altro giorno che tu sarai a Bologna, io sarò a Amsterdam, verrai a trovarmi, non lo so, faremo un mukbang. Un mega panino così. Iniziamo con queste domande perché state aspettando da 5 anni. Io le dico subito, lei sarà molto distratta. Tutti muovi troppo. Io sarò molto, molto emotivo. Avviso subito questo problema. Chi ti ha detto che veramente, oh mio Dio, cosa stai piangendo? No, è caldo, è caldo che c'hai. Che piangi? No, ah, ok, no. Non ancora, magari fine video, mi raccomando, guardatelo tutto. Magari... Ti prego, no. Fatti scendere la lacrimuccia così facciamo tutto le 100.000 views. No, sto scherzando. No. Sei pronto? Vai. Sì, passo, no. Dobbiamo il tasto quiz. E consideri la fine del... sto traducendo dall'inglese, quindi non è facilissimo. Consideri la fine della vostra relazione brutta, cioè una brutta rottura. Devo rispondere io prima? Facciamo prima una e una, vai. Ugly breakup, dai, cioè se è stato una... Sì. Per me sì, per lei no. Meno brutta che... Meno probabilmente brutta, per cioè... te. Il problema è che l'ultimo periodo si litigava spesso, c'erano dei casini. Questa è la risposta, già hai risposto a un'altra domanda dopo. Difficile, eh? Dai. Ok, comunque sì, c'erano dei problemi, non siamo riusciti a risolvere, erano troppo immaturi, non abbastanza maturi, bla bla bla, e le cose sono andate così come sono andate, e bah. Bomba che era scoppiata e ci siamo lasciati. Ok, quindi sì, sì per te sì, per me no, dai, hai risposto tu per me. Cioè, non è che no, però no, meno... No, voglio sentire la tua questione, No, per me non è stata una brutta fine, sicuramente non è stata bella. Stampato il ciappano. Sicuramente non è stata bella, perché non può essere mai bella, secondo me, la fine di una relazione. Però, diciamo che non l'ho vissuta così male come magari l'hai vissuta tu. Poi, ti manca la relazione... E adesso devo rispondere prima io. Onestamente no, non mi manca la relazione. Mi mancano tante cose che facevano parte della relazione, questo sicuramente, tante cose a cui ripenso, insomma, con affetto, con gioia, con piacere, però non mi manca proprio la relazione in sé. Ne abbiamo tante, quindi se ci metti 2 ore e mezza a rispondere ad ogni domanda, okay. Penso che saremo qua fino a dopodomani. Sì, mi manca un po' la relazione, ma mi manca Nicole. Ma lo potete anche constatare voi nei video, perché certe volte quando stai con Nicole, quando magari guardi il video... i nostri stato... video vecchi, dici? No, ma anche quando guardi i tuoi video, noti questo input che lei dà di tranquillità, di leggerezza, non so, e quella cosa un po' mi manca, perché me lo trasmette anche adesso che comunque la relazione è finita, non c'è, però stare con lei...
mi dà questa tranquillità, in modo di un po' essere me stesso, senza preoccuparmi. Ma se ho sempre problemi, io sono incasinata, persa. Sì, vabbè, scarichi un po', però il tuo modo di parlare, o comunque non so, il tuo sguardo, non so che cavolo, con me e con gli altri, dà questo... non so che di rilassare. Poi ti penti di come le cose sono andate? Non so di cosa in particolare, vai, tocca a te. Ma all'inizio mi avrei risposto a questa domanda di sì, però adesso, anche un po' con le cose che ho maturato, che ho capito come funzionano, bla bla bla, potrei dire che non mi pento di questa cosa qui, perché comunque dei sbagli, degli errori che uno fa, deve in qualche modo crescere, deve capirli, deve maturarli, deve in qualcosa prendere cosa di positivo da questa cosa qui e in qualche modo poter andare avanti e usarlo nella relazione dopo e così via. No, il nostro problema della nostra relazione, secondo me, così a freddo, è stato perché è scorpione lei. Ancora! Cosa hai contro gli scorpioni? Perché vi dico se sei scorpione metti like, se odi gli scorpioni metti like comunque. Se hai avuto un'esperienza con scorpione metti like. Aspetta che devo ancora rispondere allora. Ti penti di come le cose sono andate? Beh, tante cose avremmo potuto fare meglio sia io che te, però non è che adesso mi pento, che vado a dire dovevo fare così. Alla fine è quello che siamo anche per le esperienze che abbiamo vissuto, quindi. Su che cosa litigavate per la maggior parte? Su che cosa? Ma in realtà io penso che era veramente su tutto, specialmente nell'ultimo periodo, anche sulle cose più stupide possibili, immaginabili, che non avevano neanche un senso, cose neanche importanti che manco mi quello ricordo. Sicuramente dopo, sì. Sì. Quello dopo viene a un certo punto che ormai ogni cosa che dici, anche un momento che fai, o fai anche una cosa carina, diventa un motivo per un litigio. Cos'è che ti manca di più della relazione? Boh, non lo so. Cosa fai con le facce? Appena mi giro vedo che fai facce, indichi. Di più mi mancano le giornate spensierate quando c'era il sole ad Amsterdam, che andavamo in giro con le nostre bici e cioè che comunque quando, allora sì è vero che si litigava tanto nell'ultimo periodo, però quando non litigavamo comunque non c'era quell'astio, non c'era quella, non lo so, quel rapporto brutto, no? Vero? Cioè andavamo comunque d'accordo noi. Ovviamente quei problemi che c'erano, però per tutto il resto del tempo passavamo veramente belle giornate, sì, ci divertivamo con i barbecue. Ecco, le cose che mi mancano di più sono queste, i giri in bici lunghissimi. Devo che non fare so anche senza di me? Ci facevamo, dopo? Eh? Sì? Ah, cosa? Okay, no. Non dico, lo puoi fare anche da solo, per quello sì. Sì, no, ok. Sono in pratica inutile, ma lei le dice comunque, dai. No, bici, no, perché era bellissimo e ancora adesso ogni tanto ho questi sogni di noi che andavamo in giro in bicicletta, nei campi olandesi. Ti giuro, poi fare i barbecue, il fatto che comunque tu mi aiutavi per tante cose, anche per il lavoro. Quindi, tutte queste cose qua, ecco, diciamo. Non avrei mai pensato di dire questa cosa. Ma io, ma guarda, a me non mi freghi, guarda, Mi manca, oddio, Bershka, H&M, MAC, Chanel, shopping ovviamente, cioè io intendevo i negozi, no? Non le marche. E niente di me, ti manca lo shopping! Cioè mi mancava lo shopping con lei, perché quando diceva andiamo a fare shopping io ero veramente, cioè cioè luccichio negli occhi e dire wow, sì, devo venire con te. Qual è il cibo preferito dell'altro? Allora, devo rispondere io. Il cibo preferito di Nile è la pizza. Oddio, non è più il cibo preferito di Nile, non è più la pizza. È sempre la pizza. Ok, ok. Ting! Risposta esatta, mio. Diciamo, quella più cosa chicco sarebbe sushi giapponese, però la verità sono le patatine. E gli scampi, tu. Patatine quelle fatte a casa. Beh, mi ricordo. Sì. All'epoca, nel lontano 1990. Ma 1990 non ci conoscevamo, che avevo 6 anni. Stai buono. Io già ho messo la cosa di te. Anni. Cosa? Cosa hai detto? Scusa, che sei più giovane di me? Cosa hai detto? Beh, io ce l'ho in e sapete, io conosco Neil da quando avevo 16 anni, ne ho 35. Ancora non lo capisco quando parla. Certe volte non ti capisco. Ok, ma sono sorda. È l'unica, però vabbè. Ok, scusa, mamma mia! Che numero di scarpe ho? Dipende dal modello. Tanto.
questa è una cosa vera, potete dirla sempre, ragazzi. È vero. Anche parte da un 35 a un 40. No, scherzo. se mi ricordo bene, sarà. Uff. 40. Giusto. Su certe scarpe il 39 e mezzo, su certe il 40 e mezzo, però è vero, 40 è proprio la via di mezzo. Grosso tutto. E Nili invece è il 50, non posso non dimenticarlo, 49, diciamo 49 e mezzo, sì, 50. Sì, dipendiamo del, per quello sì, te la sì, però non mi posso dimenticare che è il 50. Dovevi farti fare le scarpe su misura dei negozi specializzati. Fai vedere il numero 50 per chi non ha mai visto. No, Bigfoot non è. Cioè, dai, lo fai vedere! E vabbè, ti togli la pantofola e fai vedere il piede! No, saranno tutti curiosi, non ho mai visto il numero 50, ma proprio in faccia a me lo devi mettere. Ah, sì. Qual è il mio piatto preferito per la colazione? Il tuo piatto preferito per la colazione? Tu, quando andavamo negli hotel, prendevi sempre uova strapazzate, salsiccia e poi andavi sul dolce, croissant. No, io prendevo tutto. Tu prendevi tutto, è vero. Quindi la cosa preferita cosa può essere? Era solo per poter dare la possibilità a lei fare qualche fottina in più, per avere qualche. Cioè, poteva scegliere dopo quello che non mangiava lei, mangiavo io. Cioè, certo. Tutto il resto. tu, pensando a te, mi viene tipo yogurt, frutta, così. Giusto, sono rimasta sempre là, yogurt greco, frutta, frullati, eccetera. Sì, è vero. Queste cose sciccose. Ehi, sciccose! Metto tre robe nel frullatore, le frullo e poi bevo il frappè. Che buono. Ho sempre lo stesso frullatore che non funziona più. Devi tenerlo perché sennò si svita e salta. Il mio drink preferito. Drink penso intendano... Oh no, qualsiasi cocktail. Cosa. Boh, quello che vuoi. Birra. No, io non la bevo. Non pure risponde. Non la bevo la birra. Adesso è la Coca Zero. All'epoca no, ma adesso è la Coca Zero. Oh, appena arrivata, cosa vuoi bere? Oh... Coca-Cola zero, estate zero, acqua zero, come cacchio zero? Acqua zero! Cavolo! E il tuo drink preferito che bevevi sempre, allora tu sei astemio, quindi ogni tanto bevevi una birra, però niente di che, però ti piaceva la lemon soda? È vero. Sì. Qual è il genere di serie TV preferito dell'altro? Allora, il tuo genere preferito di serie TV è o criminalità tipo Prison Break, o se no anche roba tipo Suits, ti piaceva tantissimo Suits? Sì. Sì, oppure no, roba di ballo, i film di ballo erano i tuoi preferiti, mi hai trascinato a vedere Save the Last Dance e tutte quelle robe pallose e di amore e di ballo. A casa una cartella di solo film di ballo. Che palle. Facile, horror, basta. Stephen King, siamo a posto. Giusto, horror, assolutamente horror. Easy. Poi, qual è il mio lo sport preferito dell'altro? Il tuo basket. Sì, il suo nada. No, sono autosincronizzato, dai, te la buono a questa, va. Pro per il relay sport. Qual è un cibo che non piace all'altro? Oh, un'altra lista, aspetta. Tanti. Questa era la risposta giusta, c'è la lista, aspetta. C'è la lista, Uno che proprio non mi piace, sparane uno, dai, uno che ti viene in mente. Cipolla, cetrioli. Grande, voglio dire cetrioli! Quando gli preparavo i cetrioli, allora tipo li tagliavo, tipo... E quello che mangio io lei non mangia. È vero. E quello che mangia lei non mangia. E una cosa che non ti piaceva erano le zucchine, però mi hai detto che adesso le mangi, quindi non saprei. Sì. All'epoca non ti piacevano. Sì, no, è vero. Io ho aggiunto lei, ne ha tolti altri. Sì. Qualcosa che io faccio che odiavi. Si ricordava tutto. E tu? Non me mannava manco una. Ok, allora io dico... Non me mannava manco una, ragazzi. Io una cosa con che... Con tutto l'amore, però manco una. È vero, non lo nego. Una cosa che tu facevi che mi stava veramente sui nervi e che dimenticavi tutto. Perdevi tutto, perdevi le chiavi di casa, perdevi il portafogli. Una volta siamo andati in aeroporto, non avevi la carta d'identità con te, abbiamo perso l'aereo. Un'altra volta hai perso le chiavi della macchina, oh mio Dio, gli hanno rubato la macchina. Questa era una cosa che veramente odiavo. Sì, però ho migliorato la tecnica, adesso non ritrovo le cose. Quando ci siamo lasciati, abbiamo già risposto giugno del 2015. Tu non te lo ricordavi, ma ho risposto lei. Io. Ha uno scorpione, queste cose qua non si negano mai. Quando è il mio compleanno? Allora, rispondo io per te perché mi sa che stai rispondendo tutto tu. 10 marzo! Pesci! Che si dimentica tutto e ha la testa tra le nuvole! 14 novembre, scorpione! Scorpioni! No.
che mi guardi così. Chi portava i pantaloni nella nostra relazione? Poi l'ultima, abbiamo già risposto. Ah no, perché ci siamo lasciati? Boh, più o meno abbiamo risposto. Perché lei era un... Cosa? Ma scherzo. Perché ci siamo lasciati? Vai, rispondi tu, poi rispondo io. Comunicazione. Non c'è stata la comunicazione. Sì, è vero, non c'era comunicazione. Poi abbiamo, litigavamo tantissimo e era il caso di c'era lasciarci già amore, da prima. Però la comunicazione era già schifo. Poi anche negli anni si cresce e noi abbiamo preso due storie diverse, cioè ci siamo allontanati come carattere, intendo. No, sì, no. Che noia, vogliamo saperlo! Non lo so, qua si vede su cose banali. Dì la verità, dai, dillo. È la verità, perché non andavamo d'accordo, perché litigavamo sempre. Quella sì. È la verità. Litigavamo sempre per le stupidaggini più insulse. Così, per fare grand finish, pensavo che dicevi tipo uno scoop. No, niente, va bene, niente ragazzi. Solita storia che finisce. Cosa vi devo dire? Non c'è stato un grande scoop. È finita così, Anche se su YouTube tutti pensavano, ma come fino al giorno prima andava tutto bene? È ovvio, perché fai vedere i momenti in cui le cose vanno bene. Quando c'è una litigata che va avanti per 3 giorni, ovviamente non ti metti a filmare, è vero. Come da lei, ovviamente. Sì, certo. E tu non le causavi, invece, no? No, io no, cercavo che magari dicevi cose che non erano vere, no, o le nascondevi, no. No. Cosa fai? Fai stretching adesso? Se volete un altro video con Neil senza barba, mettete like. Se Neil deve tagliarsi la barba, se la deve tenere, scrivete un commento. Niente, mia family, io vi mando un bacio grandissimo. Come ogni volta, io adesso do sempre un abbraccio forte. Quindi diamo un abbraccio forte. Forte, 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 tu no. Io vi do una mano, all'altra. Un abbraccio fortissimo, spero vi sia piaciuto questo video e io vi aspetto sempre domani alle 17:30. Bacio! Ciao!